Ciao amici di Canale 25, allora sono Charlie Gnocchi, qualcuno mi conosce per Striscia, qualcuno per la radio, pochi mi conoscono per la passione delle macchine. Supercar mi dà questa possibilità, io da circa 50 anni, da quando avevo 3 anni, disegno le macchine. Le disegno come un bambino, come il bambino che le sogna. Io volevo fare il disegnatore di macchine e dai miei schizzi poi ho detto, oh, perché non faccio dei quadri? Queste sono delle macchine un po' antiche, un po' nuove, però sono pittoriche. Poi nello stesso tempo mi piacevano tanto le Alfa, perché mio padre aveva un Alfa Romeo. Quindi mi sono fatto questo stemma che ricorda molto l'Alfa Romeo e questa è una via di mezzo tra un Alfa e anche un furgoncino, una monovolume. Poi dopo mi piaceva anche l'arte futuristica. Allora, nell'arte futuristica c'è questa macchina che non si sa se è una macchina o un missile. Addirittura c'ho scritto Sironi, che era il leader del futurismo. Le macchine mi piacciono tanto, ma non avendo tanti soldi non è che posso comprarle. Allora le disegno proprio come uno di 10-12 anni che sogna la sua macchina, la sua supercar, come questa. Oppure come questa. Come vedete è un disegno molto infantile, è un disegno fatto da uno col pennarello. Oppure arrivo invece a sviluppare una tecnica che è un po' particolare, che è una carrozzeria sempre un po' alfistica, come questa, oppure addirittura esagero e tiro la tela e la faccio diventare una macchina quasi a dimensione naturale. Oggi basta tirare una bella tela, fare una stampa e questo è un oggetto che io lo sogno. E poi tanti piccoli oggetti, tanti piccoli esperimenti. Questo perché? Perché ho passione per la macchina. Tutti i miei oggetti, però comprese le stampe, vengono venduti e destinati alla Onlus Peter Pan. Quindi un oggetto così potrebbe costare 10-15 euro e ricavato lo do all'associazione Peter Pan Onlus di Roma, che si occupa di famiglie, assistenza alle famiglie dei bambini malati oncologici. Questo è il mio contributo che faccio, la mia passione, io ho la fortuna di poter disegnare tranquillo e sano, altri no. Queste sono le macchine che faccio e sono delle supercar, un po' particolari.